non dimenticare la mia parola d'ordine, serenità. Ecco, un altro condimento, se così posso dire, per avere la gioia e la pace nel cuore. Ma di che serenità parliamo? Io nella mia vita, ma molte persone, amici, quanti ci scrivono, quanti vengono per chiederci un consiglio, alla fine dicono sempre che vogliono un po' di serenità ed è un desiderio giusto, legittimo, ma il più delle volte pensiamo che il desiderio della serenità, che la stessa gioia, la pace dentro, sia quasi un fatto magico, no? Vieni, ti facciamo una benedizione e ti entra la serenità, no? La benedizione è un segno attraverso cui noi diciamo che Dio ti trasmette la sua vita, che Dio ti trasmette la sua forza, ma poi siamo noi che dentro dobbiamo lavorare, dobbiamo impegnarci per uscire da ciò che ci impedisce di essere sereni nel cuore. E il maestro interiore nel testo di Padre Gaston dice che la serenità è fondata su che cosa? Sulla speranza. È difficile essere sereni se non si ha speranza. È fondata sulla fiducia in me, cioè sulla fiducia nel Signore, sull'abbandono totale alla mia provvidenza. E poi partecipi alla gioia del cielo e alla gioia del tuo Signore. Nulla ti impedisca di nutrirti di essa. Dimenticati e pensa alla gioia degli altri, sia sulla terra sia in cielo. Come possiamo nutrirci di questa gioia vera, autentica, che ci viene dal Signore? Stando con Lui, avendo una relazione con Lui, sentendolo dentro di noi, posso nutrire questa mia gioia con la preghiera, con la meditazione, con una vita sacramentale, cioè andare a messa, confessarmi periodicamente, e posso nutrirmi anche facendo del bene, aiutando chi ha bisogno, cioè vivere la carità. Così nutro il mio cuore. Io ricordo sempre tante persone che facevano volontariato in una mensa della Caritas, ma anche nel dormitorio, ma in genere queste persone che si impegnano per gli altri, alla fine ne uscivano stanchi, ma felici, nutriti, gioiosi, sereni. Perché vedete, ci sono gioie e gioie, ma poi c'è la gioia vera. Qual è questa gioia vera? Lo ascoltiamo sempre dal nostro testo. Non è necessario essere ricchi o in buona salute per essere felice. La gioia è un dono del mio cuore. E qui è Gesù che parla, che io concedo a tutti coloro che si aprono alla vita degli altri. Infatti la gioia egoistica non dura, solo la gioia del dono è durevole. Questo caratterizza la gioia dei beati. Donare la gioia, sia questo il segreto della tua felicità, anche se nascostamente nelle cose più ordinarie. La vera gioia è quella che si fa dono. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.